Va bene, dunque io sono Padre Carlo, quindi questo già avete saputo. E che ci faccio qui? Perché io devo stare in Africa, no? Missionario in Guinea-Bissau, che ci faccio qui in questo momento? E sto quasi alla fine di un anno sabbatico, un anno di riposo. Io sono partito per l'Africa nell'81 e da allora non ho più avuto, diciamo, un periodo consistente di riposo fisico, riposo anche, diciamo, così, anche di un po' di ripresa. E allora quest'anno ho terminato il mio tempo a Farim, nel mio periodo di missione a Farim, in luglio. Padre Pippo Giordano è venuto a sostituirmi, è venuto già il mese di fine aprile, sono stati un po' insieme, ho visto un po' le cose. E io sono partito e siccome finalmente non c'era un'urgenza che io dovessi tornare in Africa, perché generalmente no, fra 3 mesi devi tornare, che... e non c'era un'urgenza in quanto è ancora così, ancora in forza la mia prossima, diciamo, destinazione. E allora sono potuto venire in Italia e sto qui, ho fatto un periodo di riposo in famiglia con mia madre, poi ho dato una mano un po' in giro a Brescia, ad Aosta, per piccole piccole cose, e adesso sono stato 3 mesi a Gerusalemme, veramente un grande privilegio, e stare lì 3 mesi, poi ho seguito dei corsi e ora ecco mi avvio un po', mi avvio l'ultima fase di quest'anno, di questo riposo, per poi tornare in Guinea-Bissau. Quindi non ci sarò quando voi andrete, ma sono contento che andate a Farim. Dunque, io sono partito per il Senegal, perché all'epoca ancora non esisteva la Guinea-Bissau come missione oblata. Soltanto nel 2000, quindi nel 2000, il vescovo di Bissau, che è un guineano, Don José Kamnate Nabissigne, cercava personale per una missione della Guinea. La missione già esisteva dagli anni 40, dopoguerra, 47. I padri del Pime, che è un'altra famiglia di missionari come noi, avevano aperto questa missione. Però, ecco, poi per problemi di personale, per mancanza di personale, volevano ritirarsi, volevano, cioè, lasciarla questa missione. Allora il vescovo, disperato, perché non poteva chiuderla, in quanto era comunque importante per il territorio, insomma, una missione importante, disperato, cercava persone. E tra le tante richieste che ha fatto, diciamo, le informazioni che ha chiesto, si è rivolto anche al nunzio apostolico di Dakar, che sarebbe colui che rappresenta il Papa, no? Tipo ambasciatore del Vaticano. All'epoca era un francese, Monsignor Jean-Paul Gobel. E parlando col nunzio, il vescovo gli ha detto la sua preoccupazione, cioè cerco missionari. E il nunzio ha detto: perché non chiedere gli oblati? Dice: stanno qui in Senegal, è un gruppo, gente bene, insomma, sono gente per bene, sono bravi missionari, insomma, gli ha fatto un po' un bel quadro. E il vescovo ha scritto una lettera, tutto tanto di carta intestata, con gli stemmi, con tutte le cose in ordine, ben ufficiale, in cui chiedeva personale. Raccontavo poco fa, no? Che quando questa lettera arrivò, io facevo parte del consiglio della delegazione del Senegal. Quando la lettera arrivò, che la leggemmo lì in riunione del consiglio, eravamo 3-4 persone, abbiamo riso, sembrava una barzelletta questa lettera, perché ci veniva richiesto personale per questa missione in Guinea-Bissau, quando noi in Senegal eravamo ridotti, cioè avevamo sempre problemi di personale, problemi di persone, perché chi si ammala, chi va a studiare, chi, capito? Cioè, c'è sempre comunque l'emergenza. Io sto giù in Africa da 30-33 anni, non abbiamo mai sentito dire adesso
abbiamo abbastanza personale, siamo tranquilli, no, c'è sempre l'emergenza. Però, essendo una richiesta di un vescovo, questa richiesta doveva comunque passare attraverso Roma, cioè i nostri superiori di Roma, i superiori grandi, perché ci veniva richiesto di aprire una missione fuori dai confini del Senegal, in un altro paese. Quindi noi non potevamo neanche dire sì, apriamo, no, non andiamo. E era da Roma che il padre generale, che è il nostro superiore più in generale, insomma, ecco, no? Rispose, dice, andate a vedere di che si tratta, cioè, andate a vedere e poi prenderete voi le decisioni in conseguenza. E così andammo giù padre Giancarlo, Tedesco, padre fratello Silvio Bertolini ed io. È da premettere che facciamo questo viaggio, cioè andiamo giù a vedere convinti di trovare più o meno la stessa situazione del Senegal, perché sono paesi confinanti, il Senegal viene visto, avete visto, no? Cioè, paesi confinanti, quindi diciamo, boh, insomma, troveremo la stessa realtà, no? Non sarà molto diverso. E invece abbiamo avuto un grosso shock, perché si parla dell'Africa, ma l'Africa ogni paese è un continente, cioè è diverso, ogni paese ha le sue. E quindi andammo in Guinea-Bissau e fu per noi un incontro con la vera povertà. Cioè, noi credevamo di stare con i poveri in Senegal, e stavamo con i poveri. Liliana, tu hai visto, insomma, Nguyen, quando tu hai visto Nguyen Glas, chi ha visitato il Senegal si è reso conto della povertà anche che si vive nei villaggi, a parte le città, no? Ma insomma proprio nelle zone più, anche più lontane dai centri urbani. Però ecco, quello col Senegal, con la Guinea-Bissau fu per noi veramente la scoperta di una povertà più profonda, una povertà con radici più lontane, con radici più profonde, una povertà veramente in tutti i sensi, non soltanto la povertà che può essere quella della mancanza di beni, di consumo, di cose, ma proprio una povertà che poi diventa interiore, diventa spirituale, insomma diventa una povertà che prende tutta la persona. E così in questi due giorni visitammo, il vescovo ci portò a vedere un po', andammo a vedere questa missione, questa missione che era ridotta, c'era un padre di questi che stavano lì, del PIME, che aspettava che noi arrivassimo per andarsene, che non ce la faceva più, era esausto, malato, esaurito, probabilmente proprio, era proprio in depressione, questa persona, stanco. E siccome c'è la Guinea, c'è tanti, la vedrete, no? Voi che andrete, tanti corsi d'acqua, è un fenomeno che il mare entra, forma una specie di bracci di mare che entra per 180-200 chilometri. Quindi, mentre attraversavamo il fiume lì a Farim, il braccio di mare, ci siamo detti, ma Sant'Eugenio, cosa avrebbe fatto al nostro posto? Sant'Eugenio è il nostro fondatore, è il nostro fondatore, come Francesco per i francescani, Domenico per i domenicani. Anche noi abbiamo un padre, no? uno che ci ha generati come missionari, che si chiama Sant'Eugenio de Maisonneuve, un francese. Ed in fondo è lui che ci ha impresso, no? Un po' lo stile di vita, no? Cioè, perché ogni congregazione, ogni ordine ha un carisma, un modo di fare. I francescani, no, vanno scalzi, no? I francescani, oppure i gesuiti. Ognuno c'ha, sarebbe lo sforzo a vivere il Vangelo, no? Una parola del Vangelo, no? con impegno. Quindi a noi Sant'Eugenio ci ha detto andate ad evangelizzare i poveri, quindi a portare Gesù ai più poveri, a portare il Vangelo che è buona notizia, buona novella, no? Buona novella, francesismo, ai poveri. E quindi ci siamo detti, ma Eugenio, cosa avrebbe fatto lui?
quando con pochissimi compagni, perché lui ha iniziato, quanti erano? 5-6, no? Ha iniziato con 5-6 compagni, qui questa avventura missionaria, eppure da subito li ha mandati, no? Erano pochissimi, però li ha mandati lontano, in Ceylon, Sri Lanka, nel nord canadese, no? In missioni difficilissime. Ci siamo detti cosa avrebbe fatto lui? E la risposta per noi è stata immediata, no? Cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto no, impossibile, eccellenza, ci scusi, ma non possiamo perché ci manca il personale, perché abbiamo problemi anche noi di personale, perché la missione in Senegal richiede molto personale, perché insomma. Oppure avrebbe, ecco, si sarebbe messo lì veramente davanti a Dio e avrebbe fatto il tutto il possibile per rispondere a questa sfida, in fondo, cioè a dare una risposta a questa povertà che ci chiamava. E quindi poi, ecco, è stato tutto, noi siamo tornati in Senegal, abbiamo raccontato ai nostri confratelli e agli altri, no? Quello che abbiamo visto, e insieme abbiamo deciso cosa fare, andiamo o... E forse con l'incoscienza che lei poco fa diceva, no? I blati, come ci hai chiamati, squinternati, con l'incoscienza forse che caratterizza, no? La nostra famiglia e forse è proprio il fatto che ci siamo messi davanti a Dio e abbiamo visto le cose, no? Nel senso che cosa Dio voleva da noi, abbiamo accettato. Ci siamo organizzati, ci siamo risistemati, abbiamo trovato il modo di poter dire sì. E dunque la Guinea-Bissau dal 2003, quindi da ottobre-novembre 2003, è diventata una delle missioni degli Oblati di Maria Immacolata. E la Guinea-Bissau, Farin è stato la prima missione che abbiamo preso in consegna, che il Vescovo ci ha affidato, quindi il 28 dicembre del 2003 il Vescovo ufficialmente è venuto lì a Farin, c'erano tanti Oblati, tanti di noi, e a me, a Padre Celso e a Fratel Bernard, un senegalese, Celso è italiano, ci ha presentati come responsabili, come coloro che, ecco, a partire da quel giorno sarebbero stati lì missionari a Farin. Questa è la storia che ho voluto farvi un pochino, un po' la genesi, no, di come è nata questa missione. Mi sembra importante, no? Perché ecco, né noi siamo andati a cercarci, no? A cercarci questa missione in Guinea-Bissau, che poi da Guinea-Bissau nessuno lo conosce, sta Guinea-Bissau, quando tu dici, ma padre, ma lei dove sta? In Guinea-Bissau? Ah, in Nuova Guinea. No, non è Nuova Guinea, Nuova Guinea sta in Australia, sta... In Guinea-Bissau, là, tu gli spieghi la Guinea, le tre Guinee, no? Il Golfo di Guinea, la gente un po', ecco, ma insomma, è un paese che insomma, pochissimi conoscono, che quasi nessuno conosce, ed è tra i paesi, no? Tra i paesi che porta, diciamo, che è il primato della povertà, no? Penso al terzo o quarto posto, insomma, uno degli ultimi, cioè secondo come vedi la lista, no? È uno dei primi se cominci dai più poveracci, uno degli ultimi se cominci dai ricchi, ecco, e quindi per me personalmente è stata questa esperienza del cambiamento, perché ero in Senegal da 22 anni e quindi cambiare, perché poi ecco è stato chiesto dai superiori chi sentiva di andare, no? Perché apriamo questa missione, ma chi ci va? Armiamoci e partite, no? Si dice, no? Chi è che... E per me era l'anno dei miei 50 anni, cioè compivo 50 anni nel 2003. E mi ho detto, forse è un segno del destino. No. Dico, forse cambiare, no? Dare una svolta così, no? Proprio cambiare
nel senso che anche di rinnovamento, no? E mi sono proposto, ho chiesto, di cui sarei disponibile ad andare, e così. E quindi ecco, è stato, diciamo, per me molto importante questo cambiamento. E cosa dire della Guinea? Adesso entriamo più, un po' più sulla la Guinea. La Guinea, è, forse voi avete già letto qualcosa, no? Su internet, vi siete già documentati un po', no? Sì, andate a curiosare un po', certo. Sì, è fatto bene, no? Perché appunto nessuno la conosce. Quindi la Guinea è una delle quattro colonie portoghesi dell'Africa, no? Quindi la Guinea-Bissau, Angola, Mozambico e San Tomé e Principe, le isole. E sono dunque il Portogallo. È stato appunto tra i paesi, no? I paesi colonizzatori dell'Africa, e non solo dell'Africa, poi Brasile e altri anche in Asia, ma è stato uno degli ultimi paesi che ha dato l'indipendenza alle colonie. Soltanto con la caduta del fascismo, quindi con la caduta di Salazar, che è stato un dittatore, no, fascista per molti anni in Portogallo, soltanto con questa rivoluzione chiamata dei Garofani, queste colonie hanno potuto ottenere l'indipendenza nel 75, quindi parliamo insomma di non tanti anni fa. Il Portogallo ha avuto anche altri primati, è stato l'ultimo tra i paesi colonizzatori ad abolire la schiavitù. Soltanto negli anni 30 del secolo scorso, dietro pressioni di tutti gli altri stati, ha aderito, no, a questo movimento, no, di liberazione, anche del movimento dell'abolizione della schiavitù ufficialmente, che poi la schiavitù è continuata, ecco, fino a ancora, magari ancora ci sono alcune frange di. Così, no? E quindi questo fatto che il Portogallo ha tenuto questi paesi, no? Così in stato anche di soggezione fino a pochi anni fa è stato un problema, perché poi tutte queste colonie, questi paesi, vedendo che gli altri, ecco, altri paesi africani ottenevano l'indipendenza, si sono armati. E sono state lotte armate, cioè lotte di indipendenza. Quindi quando il Portogallo ha dato l'indipendenza alla Guinea-Bissau, erano già vari anni, una decina d'anni, che la Guinea-Bissau lottava per ottenere l'indipendenza. E quindi è stata una guerra terribile, la lotta armata, diciamo, i guineani si sono organizzati così come. Si sono ribellati, ma il governo, i portoghesi hanno bombardato, hanno fatto guerra con le armi vere, quindi arrivata l'indipendenza era un paese distrutto, in pratica si è ritrovato libero, d'accordo, ma con quasi più nulla, cioè era tutto distrutto da questa guerra, a volte anche fratricida, perché molti guineani combattevano nell'esercito portoghese. Quindi, ecco, la storia della Guinea-Bissau ci fa capire un po' quello che è attualmente, no? La situazione del paese. È un paese, appunto, si diceva poco fa, tra i più poveri al mondo, proprio perché dall'indipendenza a oggi non è riuscito a trovare un'identità propria, a ritrovare, diciamo, non è riuscito a creare a formare uno Stato, una nazione, non è riuscito a entrare in un cammino democratico, non è riuscito ad avere, non ha avuto persone carismatiche che abbiano potuto condurre il paese in questi anni. Il leader della lotta armata, il leader dell'indipendenza, Amilcar Cabral, è stato assassinato poco dopo l'indipendenza. Quindi colui che poteva magari avere
questo ruolo, no, di questa figura carismatica, e quindi accompagnare anche questo processo democratico nel paese è venuto a mancare. E quindi dall'epoca, da subito, c'è stato appunto questa lotta interna per il potere, che ancora oggi c'è. Adesso il 18 di maggio ci sarà il secondo turno delle elezioni, ma c'è tanta, diciamo, tanta preoccupazione, perché ecco, come dicevo poco fa, no, manca l'identità nazionale, no? E quando in un paese le persone non si sentono, no, parte della nazione, lì, cioè, quindi divisioni dovute alle etnie, ai diversi gruppi etnici, diversi gruppi razziali. Quindi quando tu chiedi a un guineano, tu che sei, cioè, per dirgli tu sei senegalese, non ti dice io sono guineano, ti dice io sono Balanta, io sono Manjac, io sono, cioè ti dice io sono appartenente a quella razza, a quell'etnia. E questo è appunto è una delle cause, no? Delle cause anche della situazione attuale. La situazione attuale, che è l'ultimo colpo di Stato, che è stato fatto nel maggio del 2012, e io se non vorrei spaventarvi né demoralizzarvi, no? Il vostro entusiasmo, perché poi in fondo, insomma, le persone le vedete, no? Sono quelli lì, i guineani. E gente che non c'ha quasi nulla a che fare con tutto quello che capita, no, in Guinea-Bissau, perché ecco, tutto passa un po' sulla loro testa, no? Quindi non vi preoccupate, non è, però ecco, diciamo, questa mancanza di stabilità politica, sociale, ha fatto della Guinea in questi anni, no, un terreno così, dove ci sono state guerre civili, 99, 98, 99, poi assassini del presidente, colpi di Stato a ripetizione, e tutto ciò ha reso debole, quasi inesistente, lo Stato. Perché molte volte ci chiedono, ma lo Stato che fa? Perché quando tu parli, dobbiamo costruire la scuola, dobbiamo costruire l'ambulatorio, abbiamo fatto. Viene spontanea, no, la domanda, ma lo Stato? Ecco, voi cercate di immaginarvi, ecco, che uno Stato assente, uno Stato che non esiste, cioè talmente debilitato, no, da tutti questi avvenimenti, no, anche violenti, drammatici, che lo Stato non ha più la forza, non ha più l'autorità, ecco, per intervenire e per poter assicurare, ecco, quello che sono i servizi basici, no, come l'educazione, la salute e tutto il resto, oppure assicurare le riforme necessarie per poter. Quindi ecco, un paese in cui lo Stato è venuto meno, infatti ora c'è, diciamo, adesso da che c'è stato il colpo di Stato, insomma, l'ultimo golpe 2 anni fa, abbiamo avuto un governo provvisorio, un governo messo su dai golpisti, che nessuno riconosceva, quindi tutte le varie enti internazionali, la Comunità Europea, l'ONU, non riconosceva questo Stato, quindi il paese è stato abbandonato ancora a se stesso, ancora di più, no? Quindi questa mancanza dello Stato, mancanza dell'autorità, mancanza fa sì che è diventata un po' terra di nessuno. E ultimamente la Guinea-Bissau era conosciuta soltanto come piattaforma dei narcotrafficanti, no? Tutta la droga che veniva dall'America Latina, America Centrale, America Latina, veniva smistata poi attraverso la Guinea-Bissau. Quindi, come in tutti i paesi poveri, poverissimi, i poveri sono poverissimi, però trovate anche ricchi, molto ricchi.
Perché è tipico di paesi, diciamo, di molti paesi in cui la povertà veramente è quella che è, che poi ecco, trovi comunque le persone che riescono poi a. Quindi il narcotraffico è gestito da quelli che dovrebbero, no, essere garanti della democrazia, no? Il governo, no? I ministri, sono venuti dei giornalisti italiani a fare una specie di inchiesta, di indagine così giornalistica, e sono andati a intervistare, allora loro sono andati a intervistare un ministro, hanno avuto questo appuntamento, questo ministro, questo incontro, e ha detto, ma allora ci dica qualcosa di questo problema della droga, del narcotraffico. E questo fa, la droga? Ah sì, cioè cadeva dalle nuvole, no? Per dirvi che sto. E molte di queste atti di violenza che sono, per esempio, cinque anni fa è stato ucciso il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, proprio perché era una lotta per il predominio del commercio della droga. Quindi, insomma, quindi tutto ciò è, come potete ben immaginare, fa sì che i poveri sono sempre più poveri, no? Che le persone, specialmente nelle zone in cui noi siamo presenti, no? nelle periferie delle città o nelle zone più lontane dei centri urbani, le persone sono sempre quelli che poi pagano, no? Pagano un po' il conto, no? Di tutti questi avvenimenti. Diciamo, la Guinea-Bissau è un paese prettamente, è un piccolissimo paese, perché è grande quanto Lombardia e Veneto insieme, quindi immaginate, non è che sia un paese con le dimensioni che possono avere il Congo, è un paese piccolissimo con una popolazione che arriva sì e no a 2 milioni di abitanti, 2 milioni, neanche una città europea. Ed è prettamente un paese prettamente agricolo, con un po' di agricoltura, un po' di pastorizia e un po' di pesca, no? Ma tutto fatto è tutto fatto così, in modo molto rudimentale, molto no? Per la sussistenza, no? Le persone ecco, coltivano un po' di terra, un po' di risaia, fanno un po' di pesca, due o tre galline, una capra, tutto molto, molto poveramente. E, per noi oblati, arrivati a Farim, dopo il primo momento così, no? Primo momento che ti guardi intorno, no? per vedere dove sei capitato, e sono state chiare tre priorità, no? Tre piste, se volete, no? Di intervento, no? Boh, certamente il nostro mandato missionario fa di noi degli evangelizzatori, no? Quindi significa che dobbiamo, con la nostra vita, con la nostra parola, con il nostro essere, no? Annunciare Gesù Cristo, no? Che è il liberatore, che è colui che ci libera da tutte le schiavitù, no? Che sia l'ignoranza, che sia la povertà, che sia la superstizione, e tutto quello che può essere, no? Schiavitù. E abbiamo trovato una comunità cristiana già esistente e su un raggio, all'epoca la missione era molto più grande perché poi è stata divisa in due con l'arrivo di altri missionari, ma avevamo un raggio di 50 chilometri, no? Quindi ci muovevamo su un vasto territorio con vari villaggi. E diciamo che le piste d'azione sono state subito chiare, perché un po' con l'esperienza del Senegal per me,
Padre Celso veniva dal Camerun, del sud, quindi aveva un altro tipo di esperienza anche lui. Insomma, ci siamo subito detti, boh, qui dobbiamo lavorare su quello che è essenziale, no? Quindi, diciamo, il nostro annuncio di Gesù liberatore, ecco, deve farsi anche aiuto, no? diceva poco fa anche Francesca, no? Concreto, no? E deve essere. E allora abbiamo preso un po' come priorità quello che è l'educazione, la sanità e tutte quelle iniziative, tutti quegli aiuti che possono far sì che le persone diventino autonome, cioè aiuto allo sviluppo in pratica, no? Quindi tutte quelle iniziative che possono aiutare specialmente le donne, a poter avere, ecco, gli strumenti per crescere, per essere autonomi, cioè smettere con l'elemosina, no? Ma aiutare le persone a lavorare. Sapete, ieri parlavo con delle persone, dicevano che in Italia sono le donne quelle che producono di più. Se è vero in Italia, è ancora più vero altrove, forse in Asia, Liliano, in Asia, in Africa. In Africa il vero motore dell'economia sono le donne, per una serie di fattori culturali, di fattori di... Boh, ma in Guinea-Bissau o in Senegal, quando voi passate più in Guinea, più in Casamance, quando voi passate, camminate per strada, vedete nei campi, e vedete le donne lavorare. E vedete, ma gli uomini che fanno? Quando tu lo dici agli uomini, dice, no, ma qui abbiamo una distinzione, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo lavoro. Vabbè, ma le donne le vediamo, ma gli uomini... Ancora una cosa un po' così, ancora non si riesce a capire. Però ecco, queste donne che portano avanti il peso, non solo della famiglia, ma proprio della società intera. Questo, appunto, dicevo poco fa, è anche dovuto a tanti elementi culturali. Uno, per farvi capire un po' la realtà, no? È la poligamia. La poligamia, no? Fa sì che ogni uomo c'ha, specialmente nelle zone islamizzate, o ancora come in Guinea, ancora zone in cui le persone vivono un po' questo tipo di religioni ancora tradizionali, l'animismo, cioè viva la poligamia, una cosa culturale, proprio non solo religiosa, ma culturale, proprio della loro cultura. Quindi un uomo che ha due mogli, anche due, tre, non ha i mezzi, no? Mezzi per sostenere tutte e tre le mogli e i figli, perché poi ogni moglie ha i suoi 3, 4, 5 figli. Quindi queste donne devono farsi carico dei propri figli, no? Devono lavorare perché questi ragazzini possano avere la poi andare a scuola, essere nutriti, vestiti, tutto, no? E poi, quindi è per ogni donna una preoccupazione, no? di poter sovvenire ai bisogni dei figli. E allora ecco, quindi queste donne le vedete, no? Impegnate, no? Nella risaia, nell'orto, con le galline, con le capre, andare a cercare l'acqua al pozzo, la legna, la cucina. E poi tutte le gravidanze, no? Cioè, quindi questi bambini legati dietro, per mano, col pancione, con i pesi, e quindi oppure queste donne impegnate nel raccogliere il sale, a produrre il sale e tantissime altre cose, no? E vi dico una cosa, che tutti i progetti, no, che noi abbiamo realizzato, Bruno perché lui lavorava, lui è stato molti anni vicino alla Guinea-Bissau, in Casamance, a sud del Senegal, quindi un po' con le stesse realtà, no, sociali della Guinea-Bissau, tutti i progetti
che si organizzano, che si, per, quelle donne riescono. Noi abbiamo organizzato insieme in Guinea-Bissau una banca di microcredito con le donne e non è mancato mai un centesimo. Queste donne, perché prendevano i soldi in prestito, no? Per poter lavorare, produrre, fare, no? Le loro iniziative. E poi i soldi restituivano, no? E non è mai mancato un centesimo. Pensate che una volta una di queste donne è morta e io ho detto, questa è morta. Cioè non è che vado lì a chiedere i soldi ai figli. E invece la figlia di questa signora è venuta nel periodo del raccolto con 2 o 3 sacchi di arachidi per restituirmi con gli arachidi quanto la madre aveva preso in prestito. Cioè, onestà di fondo, ma cioè, io non mi sarei mai sognato di una cosa. E io rimasi a bocca aperta e poi cercai di arachidi di comprarle per la scuola, insomma, comunque per dirvi, no? Quindi ecco, proprio con le donne tutto ciò che è iniziativa, progetti, no? Con gli uomini un po' meno, con gli uomini. Perché se c'hanno in tasca 10 lire, se bevono, se ne fumano, e quindi è questo. Quindi allora dicevo poco fa, no? Tre priorità: l'educazione, la sanità e lo sviluppo. La parte di Farim, che è un po' a nord della Guinea-Bissau, e nella Guinea-Bissau il nord-est è la parte più islamizzata, quindi forse voi resterete un po' sorpresi nel trovare tanti musulmani e un Islam non è che troverete i talibani oppure troverete i fanatici, no? Un Islam così, insomma, molto alla buona, molto persone molto tranquille, no? Sentirete magari la mattina il muezzin che è vicino a voi alla missione, no? Che la mattina alle 5 inviterà alla preghiera, voi vi unirete spiritualmente alla preghiera dei fratelli musulmani, eh? Sì, pure prima a volte. Ma dopo magari ci fate l'abitudine, neanche lo sentite più. Dunque stavo dicendo, appunto, questi musulmani, no? Non mi ricordo più. Perché ho parlato di islamizzata della Guinea-Bissau. Però dunque, abbiamo trovato comunque una comunità cristiana organizzata sia a Farim, a centro, e sia nei villaggi, in alcuni villaggi che i missionari avevano già visitato. Durante la guerra di indipendenza, in questa lotta armata, ai padri che erano lì a Farim era proibito dai portoghesi andare nei villaggi dell'interno, perché pensavano che i missionari appoggiavano la lotta armata, come in effetti era, però comunque era proibito andare nei villaggi, visitarli, e quindi allora i padri si sono hanno fatto la loro opera al centro di Farim, nel centro più importante. Farim, Mansaba e Bijene erano tre centri importanti, e nei villaggi abbiamo trovato in alcuni villaggi gruppi importanti di simpatizzanti e catecumeni, cioè non battezzati ma persone che desideravano fare un cammino così di cristiano, o altri che già avevano già iniziato questo cammino, però che, visto anche le difficoltà e tutto il resto, questo cammino si era un po' eternizzato, ecco. Tanto che in questi ultimi anni abbiamo avuto vari battesimi di famiglie, di nuclei interi, di persone che avevano iniziato il cammino 20 anni fa, 25 anni fa, no? Ma finalmente abbiamo potuto
potuto definire e battezzare queste persone. Anche perché, e qui adesso vi faccio ridere, non so, cose che vi racconto che possono sembrare strane, però, per esempio, si parlava poco fa di poligamia, no? Di poligamia. Quando si parla di poligamia in Occidente, subito le donne, no? Poverine, quelle donne devono sottomettersi, no? A questo stato di cose, perché insomma un marito in comune, no? Non è una cosa molto, no? Che a noi ci lascia un po', Qualche anno fa, in un villaggio, c'erano delle famiglie che devono essere battezzate, no? Quando abbiamo cominciato a fare la lista delle persone, perché alla fine devi essere sicuro che la persona vuole essere battezzata, che alcuni si sono tirati indietro, alcuni capi famiglia, e abbiamo capito che erano le mogli a non volere il battesimo. Perché queste donne dicevano, se noi saremo battezzati poi, i mariti non potranno più prendere un'altra moglie, perché per noi battezzati, no? È impossibile, cioè è un'unica mia. E loro dice no, noi vogliamo che questi prendano un'altra moglie, perché noi vogliamo riposarci, cioè perché possiamo perché possiamo condividere, che queste possano aiutarci, perché poi la moglie più giovane deve sottomettersi anche alla più vecchia. Perché immaginate queste donne che devono sottomettersi a tutti questi, c'è poco fa l'acqua, la cucina, i bambini, i figli, la legna, e poi i mariti, non è come qui, no? che c'è no? Nella coppia si decide, si parla, devono sottomettersi comunque, no? All'uomo, perché l'uomo deve accadere. E questo dice, ma noi, cioè, prendete un'altra moglie, almeno... Suddividiamo la pena. Un poco per culo non va a mangiare. E quindi queste donne, alcune abbiamo tentato di farle, insomma, ragionare un po', però è stato difficile, molti hanno lasciato, aspettano quelle che le mogli siano d'accordo. Ma per dirvi, no, come, ecco, questo si parlava di incontro, no? Incontro con la Guinea-Bissau, no? In fondo è un incontro con un'altra realtà, no? Io quello che vorrei dirvi è di non partire con né con idee preconcette né subito giudicare la realtà, perché siamo tentati noi occidentali, no? Andare lì, no? Faccio tutto io. E anche noi eravamo così da giovani, Io sono partito appena finito gli studi, e con tante nozioni, tante idee, tante cose imparate a scuola, no? Andiamo là, facciamo. E più stai e più ti rendi conto che non abbiamo elementi per poter risolvere tante, cioè anche per capire, no? Più stai per accorgi che sei fuori, che insomma in fondo devi. E quindi ecco, proprio questo incontro con realtà talmente, talmente differente dalla nostra, che ecco, a volte vedi, appunto, queste cose ci fanno capire un po', no? Come si legge differentemente la realtà, no? E come la realtà a volte è diversa da come noi la vediamo. L'arrivo a Farim, no? Noi abbiamo trovato questo padre del Pime, che era stanco, sfinito, non ce la faceva più, padre Giovanni, e tre suore, troverete le suore anche, no? Sono tre suore, sono suore angolane dell'Angola, quindi di un paese africano di lingua portoghese, come la Guinea-Bissau. Tra l'altro poco fa pensavo, io ho fatto per il gruppo dell'MGC, ho fatto un piccolo dizionario, cioè due paginette con le frasi in creolo, quanto costa, come ti chiami, i colori, le cose così, no? Poi ve lo mando, te lo mando via mail, Così potrebbe...
le frasi così, no? Buongiorno, buonasera, come va? Dove abiti? Come ti chiami? Quanti anni hai? Adesso no, magari possono andare nell'albero. Sì, sì. Sì, sì, da, sì, sì. Si portano pure Francesca. Quindi abbiamo, forse questa cosa qui, no? Adesso, a parte il centro di Farina, abbiamo dei villaggi in cui sono comunità cristiane, con battezzati, con catecumeni, persone che fanno il cammino per il battesimo, e con a capo ecco, un catechista, no? Un responsabile della comunità, perché noi andiamo, abbiamo un calendario mensile, settimanale, quindi non è che possiamo andare tutte le domeniche per la messa, oppure... E queste persone, questi adulti, no, giovani che siano a capo delle comunità, ecco, svolgono un po' quello che può essere, ecco, il ruolo di una guida, per esempio per la preghiera domenicale e per la catechesi. Quindi le suore sono già presenti, le troverete, le suore, e fanno, diciamo che con gli oblati, con i padri della missione, formano un'equipe pastorale. Quindi il lavoro non è svolto solo dai sacerdoti, dagli oblati, oppure ognuno fa il suo lavoro, ma c'è uno sforzo, un intento a voler lavorare insieme e quindi anche a decidere insieme le cose da fare e a decidere insieme come condurre la missione. E questo è importante perché, come sapete, appunto, no, è importante, ecco, anche dare una testimonianza, no, di unità, no, un'esperienza di rispetto, no? Sono suore africane, quindi ecco, magari così, un po' diverse dalle nostre suore europee, italiane, quelle che voi conoscete, le suore, no? Cioè, magari hanno altri modi di fare, altri modi di così di presentarsi. Perché, no, ricordo perché l'MGC, i ragazzi dell'MGC, no? Andavano dalle suore a visitare la loro casa, no? E vivono molto poveramente, vivono molto semplicemente, non c'hanno come anche noi, no? E chissà come mai c'era uno scarafaggio sulla tenda, no? E questi tutti a fare foto su scarafaggio. Prima di mangiare. Sorprese perché sono scarafaggio, dico, ma, però dico, diciamo, prima cosa rimasi male, no? A questo modo, perché dico, è brutto dare questa cosa, cioè, ma questa impressione di. Quindi ecco, non come dire, no? Insomma, non spaventatevi, non state male, insomma, non. Sì, beh. Che cos'è? Un scarafaggio. Un bagarozzo. Un bagarozzo. Sono persone molto impegnate con gli oblati, con le suore hanno. Noi arrivando abbiamo già trovato queste suore già impegnate nella sanità, perché c'era una suora infermiera che era lì da qualche anno. E ha già iniziato un po' il lavoro che ora noi abbiamo preso, ampliato, sviluppato, insomma, anche con altre modalità. Però già loro facevano un lavoro con le mamme, con le donne in attesa, dunque le donne gestanti, con le neopartorienti, quindi le mamme con bambini neonati. E poi un lavoro con le ragazze, con le donne, di formazione, e anche, per esempio, insegnano loro il cucito, tutto ciò che è manualità, no? Il lavoro manuale. E adesso, appunto, quindi... dunque, l'aspetto della formazione, dell'educazione, per noi è stato da subito molto importante,
Perché ci siamo detti appunto, no? Cosa andiamo a fare? Quale modello di società andiamo lì a presentare? Il nostro occidentale? Noi stiamo sperimentando un po' il fallimento, no? della società dei consumi, di tutto questo modello sociale che viviamo. E quindi non ci sentiamo noi di presentare loro un modello di società. Molte persone ci dicono, specialmente così, persone che non hanno una cultura, mi dicono: ah, ma state lì, che fate? State lì a civilizzarli, no? E quando dicono questa cosa, veramente ti suona dentro molto, ti fa male, perché dico che significa civilizzarli, no? Però ecco, questa è un po' la mentalità comune. E allora ecco, noi invece pensiamo che siano loro a dover decidere del loro futuro, loro a trovare il loro cammino. Noi siamo là soltanto per accompagnarli, per come quando uno comincia a camminare, che tu stai lì, no? Lo sostieni, ma non è che lo spingi, vai là, no? Ma stai lì per sostenerlo, per aiutarlo a camminare, e finché possa poi andare da solo, no? prendere dimestichezza, no? E andare da solo. Penso che questo è il nostro atteggiamento, e quindi tutto quello che facciamo è soltanto per, ecco, così, no? un sostenere, un accompagnare. E l'educazione, penso, l'educazione non soltanto come scuola, no? Ma l'educazione che può anche, per esempio, che tocca anche altri aspetti, è fondamentale. E allora, ecco, da appena arrivati, dopo un paio d'anni che eravamo lì, un anno e mezzo, ci è sembrato importante sia creare delle scuole dove non c'erano, perché dicevo poco fa lo Stato non esiste, no? Quindi è impossibile dire chiediamo una scuola al Ministero, se ci apre, è impossibile. E quindi ecco, è stata una nostra preoccupazione aiutare i villaggi che non avevano scuole, non avevano strutture scolastiche, a dotarsi di scuole, di scuolette, cose rudimentali, non vi credete istituti, ma cose, magari scuole fatte di con i mattoni di fango, il tetto di paglia. Poi qualcuna è stata migliorata grazie anche agli aiuti che riceviamo, insomma, però ecco, diciamo, è stato un po' con loro, perché abbiamo pensato che devono essere loro a organizzarsi. E quindi tante scuole che noi appoggiamo tramite, ecco, anche la Procura, Padre Adriano, Melina, Francesca, e le adozioni a distanza, tutto quello che è la struttura, no? Di appoggio, di aiuto, e il sostegno alle scuole che chiamiamo in autogestione, cioè i genitori, i piccoli villaggi, loro stessi hanno creato la scuola, cioè si sono organizzati per costruirsi la piccola la capanna, se vuoi, il piccolo ambiente con i banchi molto rudimentali, a volte fatti proprio con delle tavole per terra, così. Ecco, però ecco, quello che mostra, che molte volte noi non vediamo in Occidente, no? La loro voglia, no? La loro voglia di organizzarsi, di progredire, ecco, di camminare. E quindi adesso abbiamo, quest'anno, l'anno scorso almeno, forse ormai siamo già più, avevamo 2000 alunni, 2000 bambini che ogni giorno frequentavano le scuole. E tutti i 2000 ricevono ogni giorno un pasto. Perché una delle, poi passiamo alla parte sanitaria, però ecco, è proprio per il pasto che noi abbiamo pensato che è importante, diciamo, per loro, il pasto è sia per lottare contro la malnutrizione infantile, perché molte volte questi bambini non hanno un'alimentazione equilibrata, quindi con problemi di salute, no? Ma molte volte è proprio per motivare i bambini ad andare a scuola,
Ecco, è tipo, tipo un'esca. No, perché e molte volte anche perché per motivare i genitori e mandare i bambini a scuola. Perché non è evidente che i genitori mandino tutti i figli a scuola, magari ne mandano uno e gli altri 3-4 restano a casa per aiutare la famiglia, la mamma, le bambine già a 5-6 anni, già hanno il fratellino dietro la schiena, legato, il fratellino piccolo, oppure vanno a prendere l'acqua al pozzo. E quindi ecco questa, diciamo, questa mensa scolastica un po'. Che è semplificata, molto semplice, molto rudimentale, ecco, ha fatto sì che in molti villaggi, ecco, la scuola prendesse veramente, divenisse una cosa importante, una cosa del villaggio, e in molte di queste scuole sono state create, queste scuole dei villaggi, creati degli orti, proprio accanto alla scuola, degli orti, sia che hanno come scopo proprio quello di educare, no, le persone, perché l'orticoltura non è molto diffusa, l'orticoltura adesso sta prendendo piede dopo questi progetti, ma sia per poter educare i bambini da piccoli, no, a questo tipo, no, a tutto ciò che è orticoltura, e sia per arricchire la mensa scolastica, no? Perché queste persone abbiano, perché proprio c'erano loro stessi, no? A produrre, che non sia più soltanto un aiuto che viene dall'estero, che viene da fuori, ma siano loro stessi a procurarsi, ecco, quello che è la mensa di ogni giorno. Gli insegnanti delle scuole sono persone, perché mi dicono molte volte, ah, ma voi siete insegnanti? Io dico, no, noi non è che insegniamo, noi abbiamo come compito quello di organizzare, no? E quindi abbiamo tutti insegnanti, sono tutti locali, ecco, giovani ragazzi guineani, che hanno un livello discreto, no, di cultura, e che poi la missione forma, ecco, che siamo noi poi a formarli, a dar loro la formazione che per aiutarli appunto a essere insegnanti, perché in Guinea non c'è, per esempio, non c'è una scuola che forma insegnanti, non abbiamo una struttura, il Senegal in questo è molto più avanti, che possa sfornare insegnanti. Quindi è un impegno nostro, per esempio adesso a fine anno scolastico, a giugno, generalmente il mese di luglio è dedicato a queste formazioni, no? questi corsi, quindi noi prepariamo questi corsi che i giovani frequentano e insomma, che per poter poi sulla scuola prepari un po' tutto. La parte sanitaria, che forse è quella che voi interessa di più, perché mi sembra che siete un po' orientati, no, in questo senso. Arrivati abbiamo visto che le suore già lavoravano, io dicevo poco fa, lavoravano già in tutto in questo settore, no, dell'infanzia, maternità e infanzia più che altro. No? Era un settore, siamo rimasti sorpresi da questa cosa, dal grande numero di bambini denutriti e malnutriti, e che in Senegal ormai era una realtà scomparsa, forse quando siamo arrivati negli anni 80 c'era ancora qualcuno di questi casi di bambini, sai, scheletrici, ma poi diciamo che un po' il governo con le campagne che ha fatto di vaccinazioni, di altre, e un po' diciamo anche quell'impegno di tutte le missioni, no? E tutte le dispensari cattolici in questo senso, diciamo, era un po' debellata, un po' tutto questo tipo di patologie infantili, no? Invece in Guinea siamo arrivati e questa suorina infermiera era de passé, era, come si dice, era proprio sì, dal grande numero di bambini denutriti, bambini malnutriti, queste donne anemiche, malate, stanche, sfinite. Molto, diciamo,
Quello dell'infanzia, voi sapete, no? È un po' la fascia un po' più a rischio, no? Perché generalmente fino a 3 anni diciamo, è molto, è un po' l'età, no? In cui è facile, c'è molta mortalità, è molto alta. E la suora, poverina, sotto una, aveva una specie di capannina di tettoia, no? Di paglia, pesava questi bambini già e pesava lì. E quindi è apparsa subito come una priorità quello di continuare questo lavoro che faceva la suora e aiutarla ad avere gli strumenti, ad avere le condizioni per poter, ecco, anche fare questo lavoro. E quindi è stato subito il primo progetto che abbiamo fatto a Farim, è stato il centro, è stato Casa Emanuele, non so se voi conoscete questo progetto, che è un centro di recupero nutrizionale. Significa che tutti i bambini, tutte le mamme che hanno problemi di salute e di alimentazione vengono là e lì cerchiamo di aiutarli, cerchiamo di dar loro una mano con quello che possiamo. E sono già quasi dieci anni che funziona il centro. È stato realizzato grazie a una famiglia qui di Marino, quindi insomma persone vicino a noi, vicino agli Oblati, che hanno voluto, ecco, darci una mano in questo senso. Tutti i bambini che noi raggiungiamo da 0 a 3 anni vengono pesati ogni 2 mesi. Quindi la mamma c'ha una scheda, ci si dà una scheda a tre pagine in cui viene seguito la crescita, no? C'è la curva, allora c'è la parte verde che vuol dire che il bambino sta bene, la parte, poi c'è una curva più che è gialla, il bambino, e poi c'è il rosso, il bambino sta male. Quindi si segue, il bambino viene pesato, viene marcata viene scritta il peso. E così con questo monitoraggio si riesce a... Ma non tutte le mamme, non tutti i bambini vengono raggiunti. Però diciamo già è una cosa molto importante questa cosa. E quindi tutti i bambini che ci portano, che vengono, che pesiamo, che sono sottopeso, ecco, hanno o problemi di salute... Quindi un bambino malato che non cresce, che non riesce a crescere secondo, ecco, la curva, oppure la mamma non è in grado di alimentarlo. Allora, sapete che in Africa si consiglia l'allattamento materno fino a 2 anni, perché proprio per evitare tutti i tipi di malattie legate alla mancanza di igiene, nell'alimentazione, dei bambini, no? dei piccoli, però molte volte la madre, proprio essendo lei stessa denutrita, non ha diciamo il latte sufficiente, e quindi tutti questi problemi fanno sì che molti bambini ancora hanno bisogno di aiuto. Un fatto determinante anche quello che in molti villaggi, in molte etnie, non esiste lo svezzamento, quindi il bambino passa dall'alimentazione, dal latte materno, agli alimenti degli adulti. Quindi, ma immaginate che, no, che trambusto che si creano questi bambini, quelle diarree e compagnia, tutte queste. E allora noi diciamo, per quanto è possibile, perché immaginate il costo del latte in polvere, no? Già costa carissimo qui da noi, quindi in Africa è ancora più caro. E quanto che sforzo grande per la missione, per le missioni, che è questo sostegno a queste mamme e a questi bambini. Quindi, perché poi insomma il bambino si prende in cura per un mese. Se in questo mese non ha recuperato il peso normale, si fa un altro mese di cura, ma finché il bambino ne esce fuori, insomma. In Guinea-Bissau, essendo ancora un paese, ecco, così molto legato ancora a tradizioni, a usi,
una cultura ancora molto, molto così tradizionale, sono dei fenomeni particolari, come per esempio quello dei gemelli, no? Gemelli che viene visto come una cosa anomala. E voi sapete che per gli gli animisti, per queste, tutto ciò che non è spiegabile, che non è spiegabile, no? Come 2 fa 4, ha una causa soprannaturale. Quindi una malattia è dovuta a qualcosa, a uno spirito, a qualcosa che è stato fatto. E quindi ricercano sempre, ecco, una causa, no? Così. Allora i gemelli vengono visti come una cosa fuori dal normale. Si nasce uno alla volta, no? Generalmente. Quando ne nascono due c'è da allarmarsi. E nella loro fantasia così si sono inventati questa cosa che i gemelli, uno dei due, è un defunto che si rincarna. Un defunto che si rincarna per vendicarsi di un torto ricevuto. E fino a pochi anni fa, e ancora molti lo fanno, ancora qualcuno lo fa, uno dei due veniva lasciato morire, insomma, veniva abbandonato e quindi se ne teneva uno, quello forse più forte, più... Da anni la Chiesa e tutte le varie strutture legate alla Chiesa e alla missione stanno facendo una campagna proprio perché le famiglie tengano questi bambini, no? Questi due gemelli, e quindi proprio per invogliarli, perché li tengano, li aiutiamo la famiglia con alimenti, con zucchero, olio, no? Perché proprio possano tenerli, possano farli crescere, e questo fino a 3 anni di vita. In molte etnie, in alcune etnie, forse quelle più ancora più un po' isolate, come quelle dell'arcipelago e di altri posti, anche la madre del bambino, dei gemelli, viene punita perché è lei che ha dato vita a questa cosa anomala. E in alcune etnie la madre è accusata di adulterio perché il parto gemellare è frutto di adulterio. Secondo questo vi dice molte volte, no? Proprio anche quello che è la realtà, no? E da qualche anno abbiamo cominciato a fare il test del virus HIV, no? dell'AIDS a tutti i bambini che ci portano, perché è un grosso problema questo del... Facciamo quello proprio rudimentale, che è la striscetta, però che già ci orienta, no? E troviamo dei casi di sieropositività che è dovuta alla madre, perché appunto sono bambini, sono neonati, quindi è un po'... fortunatamente abbiamo in Guinea è stato creato una rete tra tutte queste strutture, no? Legate alle missioni, quindi si lavora insieme, siamo organizzati, e quindi tutte queste donne che hanno bisogno di farmaci particolari sono aiutate, quindi le mamme che hanno contratto, no, il virus sono curate, e se la malattia, perché se la malattia è presa in tempo, voi sapete, no, che si può vivere normalmente, abbiamo delle persone che vivono normalmente. Questi bambini certamente vanno seguiti da vicino, perché il bambino che a pochi mesi già prende questi farmaci molto, molto forti, insomma, va alimentato con alimenti particolari, adatti,
E allora, insomma, anche quello è un altro gruppo che viene preso a carico dalle missioni. Legato a Casa Emanuele c'è tutto il discorso degli ambulatori, perché ci siamo resi conto che una urgenza era dare a queste persone anche l'opportunità di poter curare, perché insomma è lo Stato assente, quindi ospedali, strutture sanitarie inesistenti o quelle che esistono fatiscenti, e, insomma. E quindi è nata un po' l'esigenza di decentrare quello che era un po' la missione e tutto il lavoro fatto per la sanità. E come diceva poc'anzi padre Adriano, presentando un po' la realtà domani, il programma di domani, un ente locale qui della zona di Castelli Romani ci è venuto incontro, cioè abbiamo avuto l'opportunità di poter creare 13 ambulatori, quindi in 13 settori della missione abbiamo cercato di decentrarli in modo che ogni settore avesse un posto, un ambulatorio in cui le persone possono accedere ai farmaci i più urgenti, più ricorrenti, per le patologie più ricorrenti, la malaria, infezione, diarrea e cose così. È stato un progetto che sono voluti vari anni per realizzarlo, perché abbiamo dovuto individuare i villaggi più sensibili. Più sensibili al problema, cioè quelli più pronti a entrare in un discorso diverso di quello dello stregone, del guaritore, perché insomma siamo ancora a questo livello. Quindi persone già pronte a questo. E poi è stato per noi anche impegnativo preparare le persone, perché non è che nel villaggio in cui si costruisce un ambulatorio mandiamo l'infermiere formato all'università, oppure ma abbiamo scelto 3 persone di ogni villaggio, cioè il villaggio ha scelto 3 persone che sono state formate e che hanno preso in mano questo ambulatorio, questo centro sanitario. Quindi noi abbiamo chiesto al villaggio di scegliere 2 uomini e una donna. La donna l'abbiamo messo proprio come condizione, che ci fosse anche una donna. E queste persone le abbiamo formate così. All'inizio 3 giorni al mese venivano alla missione, ricevevano una formazione. E ancora oggi seguono una formazione continua. C'è il nostro fratello Benoit, che conoscerete, che sta a Farim, che ha preso in mano, che lui è infermiere professionale. E tutto ciò, diciamo, non ha risolto il problema della sanità in Guinea-Bissau, o almeno a Farim, però ha permesso a molte persone di non dover fare 20 km in bicicletta o a piedi per un'aspirina o paracetamolo. Quindi, ecco, diciamo moltissime cose magari che si possono risolvere con poco, ora lo fanno nei villaggi. Questi 3 agenti della salute hanno anche un ruolo importante che piano piano insomma anche stanno un po' preparando. A essere un po' proprio loro a essere formatori, no? A formare le persone e quindi a fare un lavoro di prevenzione, che è quello di educare le persone a certe regole, no? Di igiene, a certe regole. E sono poi coloro che nei villaggi, quindi più lontani dal centro, quindi a 20-30 km da Farim, fanno questo lavoro di monitoraggio, di vigilanza nutrizionale, e sono quelli che ci segnalano i casi più gravi, più di questi, dunque di questi bambini che sono che hanno problemi di nutrizione. È un progetto che certamente non è stato facile realizzare. Abbiamo un po' realizzato un po' così, noi siamo partiti con tanto entusiasmo e poi ci siamo resi conto che molte volte la realtà era un po' diversa,
Però ecco, abbiamo avuto la fortuna, cioè la provvidenza, che un nostro confratello senegalese abbia deciso di diventare infermiere e dedicarsi a questo progetto. Quindi fratello Benoit, che è senegalese, che è infermiere, adesso che è finito, diciamo, il progetto è stato concluso, quindi è più un lavoro di approfondimento, no? Approfondimento nei villaggi e con queste persone del villaggio che fanno un po' da infermieri. E lui, ecco, ora con le sue competenze, con la sua capacità, certamente potrà fare molto. Perché sapete, i progetti non è soltanto... sì, è importante il periodo in cui si realizzano, no? In cui arrivano i soldi dall'estero, dall'esterno, però ecco, è molto importante il periodo di accompagnamento, cioè perché proprio perché questa cosa diventi si radichi nel territorio, diventi un loro patrimonio. La sanità è un po' questa. Poi ecco, vi parlavo poco fa delle donne, abbiamo tutto un altro settore della missione, è proprio questo impegno ad appoggiare tutte le iniziative che possono aiutare le donne anche in questo loro sforzo di crescita e di... proprio di voler uscire dalla miseria, dalla stato di mendicità in cui si trovano molte volte. E allora ecco, ci sono donne che si dedicano all'agricoltura, donne che si dedicano abbiamo anche una piccola attività di artigianato, di tintura, cose così, e altre producono sale. Non è che abbiamo inventato attività, no? Stiamo cercando, ecco, è stato fatto così, soltanto un'azione di aiuto e di sostegno di queste attività che fanno parte della loro vita, cioè cose che loro già facevano, che abbiamo voluto sostenere e appoggiare con la nostra presenza e molte volte con competenze di persone che sono venute ad aiutarci. Diciamo che questa attività della tintura è nata un po' per caso, perché io già in Senegal, come sa anche Adriano, è molto diffusa questa tecnica di legature, di cuciture, no? Di tintura manuale. Quindi arrivato in Guinea, così, dico, le donne appunto che hanno bisogno di, no, di lavorare, di fare, facciamo qualcosa con loro e abbiamo messo su questa attività, che è nata così, diciamo, senza scopo. E invece poi ci siamo resi conto che questo lavoro ha fatto crescere molto le donne, non soltanto dal punto di vista del guadagno, che hanno guadagnato qualche cosa, insomma, ma proprio nel gusto del bello. Cioè, l'ho viste, no? Che all'inizio erano più grossolane, il lavoro veniva fatto più in fretta, proprio per guadagnare, perché più pezzi si producono, no? E più soldi si guadagnano. E dopo i primi, sai, litigi, così io poi le rimproveravo, le ho viste cambiare, quindi ecco, apprezzare il lavoro ben fatto, ben rifinito. Le vedevo che quando, per questa tovaglia va lavorata, va cucita, legata, stretta, quindi quando tu la lavori sembra un pollo spennato, no? Tutto così penzolante, quindi non vedi il risultato, soltanto quando l'hai tinta e poi scuci tutti i fili e la apri vedi il lavoro terminato. E le vedevo quando aprivano queste tovaglie illuminarsi, no? Si illuminavano proprio loro, le vedevi che è contente e godevano di questa cosa, di questo lavoro fatto da loro, dalle loro mani, bello. E per me è stata una cosa grandissima. Io ho detto, fa crescere queste persone, cioè poi la bellezza veramente è un elemento importante, no? Nella nostra vita, non possiamo farne a meno. E quindi al di là, no? del guadagno, al di là del fatto, diciamo, del vendere le tovaglie, credo che sia stata un'attività e ancora va avanti, quindi
a me fa piacere sapere che adesso queste donne, io ormai manco da quasi un anno, continuano a lavorare. E la prima volta che io andai in ferie, i 3 mesi così, no? E loro sono rimasti, hanno lavorato. Io tornai e trovai tutta una montagna di tovaglie fatte belle. E quindi fu per me conferma che, ecco, al di là di questo modo di approccio molto grossolano, poi anche loro riescono a impegnarsi, riescono a fare cose belle.